show back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under. Ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenute in questo nuovo video. Ebbene sì, è un altro video haul. Io c'ho anche la mia agendina perché ho troppe cose da farvi vedere. Guardate bellina, il mio block notes. Partiamo con il primo negozio, che si chiama La Cittadella, che è a Prato. È un negozietto di cinesi. Ho preso questa beauty blender rosa con queste incavature qui di fianco, e io ce n'avevo già una, però per non usare sempre quella, diciamo, ne ho comprato un'altra. L'ho pagata 1,90 €. È super morbidissima, un'ottima qualità. Se andate in quel negozio ve la consiglio di comprare perché ha un ottimo prezzo e un ottimo prodotto, insomma. Successivamente ho preso a 1,20 € questi strass fucsia. E si possono usare per decorare la tazza, il computer, la macchina. E indovinate per quale scopo io l'ho presi? Per la macchina. E a me tutte queste cosine piacciono da morire, quindi non potevo non prenderli. Successivamente ho preso questa lima, è della Melissa Nails ed ha una grana di 80-100. L'ho pagata 1,50 €. Per il prezzo che costa, diciamo, è abbastanza buona. E infatti penso di riprenderne altre fatte così. Avendo questa curvettina qua mi permette di limare nel giro cuticole senza ammazzare la cliente. Successivamente nel reparto abbigliamento, perché c'è anche quello, insomma, questo negozio vende di tutto, c'erano diversi reggiseni, ve lo faccio vedere così. Ed è questo reggiseno fucsia tutto di pizzo con questo fiocchettino nel mezzo, e l'ho pagato 3,50 €. L'ho lavato e rilavato ed è perfetto. E io non sono una di quelle che spende tipo 20 € per un reggiseno, 10 € per delle mutande, cioè, nel senso, mi vanno benissimo anche quelle dei cinesi e basta che sono buone. Avevo comprato anche delle pinzette, tipo quelle per acchiappare i capelli, insomma, quelle piccoline, però le ho lasciate giù in borsa e mi fa fatica andarle a prendere. Comunque erano tipo 6, 3 nere e 3 marroni a 1 €, e io l'ho prese, anzi devo andarne a prenderne anche altre perché una l'ho già persa e so già che le perderò tutte, quindi le riprendo, non si sa mai. Per ultima cosa ho preso questo contenitore fucsia, ne avevo già uno uguale, preso al Cosmoprof. Io ci tengo tutte le palette degli ombretti, insomma, piccoline. Successivamente sono andata da H&M, vi ho portato insieme a me nel vlog del 24 dicembre, non so se mai ve lo consiglio qua, e ho preso 3 cosine. Per prima cosa vi faccio vedere questa maglia, semplicissima, verde, e costava 15 €, e io l'ho trovata a 7 €. In realtà avevano sbagliato a metterci questo bigliettino qua, l'ho provata, mi piaceva, l'ho presa, anche perché, insomma, ho detto, cavolo, costa così poco, la prendo. In realtà avevano sbagliato e penso costasse appunto 15 €. Comunque, ormai mi dovevano fare questo prezzo, l'ho presa. Ha le maniche lunghe, finisce sopra l'ombelico. Ho preso poi a 10 € questo cardigan rosa ed è molto 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 carino. Sarà perché è rosa, comunque, troppo troppo bellino. Per andare a scuola, in stage, insomma, da mettermi quando mi fa freddo così veloce, è molto utile. E questa qua è della linea Basic. Infine da H&M ho preso un portachiavi che io non avevo mai visto. È questo qua con un mascara, un gel per le sopracciglia, un eyeliner. Io pensavo fossero queste cosine in miniatura per bellezza, insomma, invece no. Si aprono e c'è veramente il mascara. Cioè, oh mio Dio, è troppo bellino. Questo qua l'ho pagato 5 € e sono molto molto utili, soprattutto quando sono fuori, insomma, mi devo ritoccare qualcosa. Io di solito i trucchi non me li porto mai dietro, e invece così ho tutto a portata di mano. Sono andata poi ai Gigli, a OVS, alla Essence, e ho preso 2 cosine che mi aveva consigliato la mia amica Chiara del canale Chiarettina89 e che ha anche recensito. E poi comunque ne avevo sentito parlare tantissimo e quindi li ho comprati. E si tratta di questa cipria che si chiama All About Matte Fixing Compact Powder. Mi avete sicuramente già visto in qualche video tutorial perché l'ho usata subito, insomma. Io la uso praticamente sempre, quando mi trucco ormai uso sempre questa qui. 8 grammi di prodotto e è costata sulle 3 €, è molto molto economica. È appunto una cipria viso dalla texture delicata per un incarnato naturale con effetto opacizzante che dura a lungo per tutti i tipi di pelle. Infine ho preso questo fondotinta, il Pure Nude Makeup Natural Finish, non Makeup Fill, è il 10 Pure Beige. È un fondotinta dalla texture leggera con
glicerina e vitamina E per un effetto idratante sulla pelle. Dona all'incarnato un aspetto fresco e naturale per tutti i tipi di pelle dermatologicamente testato. Ha 30 ml di prodotto e l'ho pagato 5 euro. Super super promosso, mi piace tantissimo e quando lo finirò ovviamente andrò subito a ricomprarlo. Sono molto economici e molto validi come prodotti. Successivamente sono andata nel negozio quello di cinesi all'Omnia, ho preso questo contenitore, io in questo caso ci ho messo i cotton fioc, lo so che ci sono i contenitori apposta però mi piaceva, poi si può utilizzare alla fine per tutto, per ora ci ho messo questi perché devo ancora comprare il contenitore apposta, comunque troppo troppo carino e l'ho pagato 3,29 euro. Successivamente ho preso questo vassoio a 1,29 euro, in realtà lo volevo usare per le candele, quelle che vende Ikea, che sono tipo 5, dalla più alta alla più bassa, però provvisoriamente l'ho messo sul cassetto che uso per mettere tutti i trucchi e ci ho messo il contenitore di vetro che vi ho fatto vedere ora e altre cose e sinceramente mi piace così, quindi vediamo un pochino poi alla fine per cosa lo utilizzerò, comunque è molto bellino per metterci queste cosine sopra. Ho preso poi questo bicchiere a 1 euro e io come vedete ci ho messo i pennelli. All'Avon invece, mi pare un giorno ve l'avevo detto, io ho fatto la presentatrice Avon per 2 anni, poi per mancanza di tempo e voglia poi ho smesso e lo fa però una mia amica, quindi a volte quando mi servono le cose chiedo a lei. E ho preso questo spray per i capelli, è uno shampoo a secco che assorbe l'unto, brutto da dire così, dei capelli. Vi dico anche come si usa: utilizzare sui capelli asciutti, vaporizzare sulle radici a una distanza di circa 15-20 cm, massaggiare sulla capigliatura con le dita, lasciare in posa 1-2 minuti e spazzolare, quindi pettinare come d'abitudine. 150 ml di prodotto e costa 5 euro, devo testarlo un pochino. Infine sono andata da Ikea e ho preso diverse cose per la camera. Questa candela ai frutti di bosco è buonissima, mamma mia, è spettacolare. Vi dico dopo se trovo lo scontrino quanto l'ho pagata. Comunque è anche comodo, diciamo, come candela perché quando finisce rimane questo bicchierino qua che puoi alla fine riutilizzare sempre, insomma è molto comodo. E ora vi porto a far vedere gli altri acquisti che ho fatto da Ikea. Ho preso questo comodino qua, molto bellino, con questo cassettino qua. Io ci ho messo alcuni calzini, quelli più bellini, che se no perdo se li metto insieme agli altri. Sopra ci ho messo la foto mia di Andrea, la mia lettera che mi ha regalato la Marta al compleanno insieme ad altre cosine che trovate nei video dei regali di compleanno, e questa lampada, scusate per lo sfondo brutto, però ho levato una mensola e devo sistemare quel che è rimasto. Insomma, questa lampadina qua che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei regali di Natale che mi ha regalato Andrea, con questi trucchi di MAC, di Chanel, insomma, fatti a mano, bellini bellini. Questo qui l'ho presi da Jiajiamai, nel negozio di cinesi a Montemurlo. E all'Ikea ho preso questa piantina qua, a 5 euro mi pare. Si chiama Hemness. È questo qua, insomma, questo qui è il libretto delle istruzioni. E da Ikea poi ho preso questa mensola, è fatta così. Si chiama Alex e c'ha questi cassettini qua, ne ha 2, uno qui e uno qui, io devo ancora decidere cosa metterci. E c'ha questo buchino, insomma, per metterci il computer o cose varie, e io trovo che sia molto molto carina per la mia postazione dei trucchi. Io ve la consiglio molto, se avete una scrivania, insomma, e non sapete che mensole metterci, questa ve la consiglio tantissimo. Ho preso poi queste pile, si chiamano Alkalisk AA, a me mi servivano per le lucine che ho sulla mensola, insomma, per bellezza. Per ultima cosa però da Ikea, vi giuro non mi ricordo se vi ho fatto vedere tutto da Ikea, comunque se ho dimenticato qualcosa comunque la vedete nelle foto su Instagram. Ho preso questo tappetino tutto di pelo, ha una forma strana che io uso per metterlo dietro alla sedia per bellezza, e se no comunque si può usare benissimo come tappeto. Ed è che appunto l'ho visto su una sedia e mi è piaciuto talmente tanto che ho detto vabbè lo prendo, poi per il prezzo costava tipo 15 euro,
lo prendo e lo uso per fare i video, insomma, troppo bellino. E ce n'era anche un altro, questo qui è finto, insomma, è pelo finto, se no ce n'era uno di pelo vero, faceva anche effetto, bianco, un pochino più grande e costava 50 euro, quindi anche no. L'ho visto comunque anche su AliExpress a tipo 10 euro se non di meno, e proprio come tappeto bello grande, perché il tappeto che ho io a forma di cuore è abbastanza vecchiotto, insomma lo comprai con la camera e quindi devo cambiarlo. Ora vi dico un po' di prezzi, anche se qui nello scontrino dell'IKEA non si capisce mai niente. Le pile 2,50 euro, poi io con la carta dell'IKEA avevo lo sconto di 5 euro. La mensola che ho messo sulla scrivania costa 35 euro, il comodino 49,90 euro, la candela costa 99 centesimi. Per ultima cosa vi faccio vedere questi calzini bellini bellini che ho acquistato proprio ieri. Sono questi qua tutti brillantinosi, che escono appunto fuori dalla scarpa, che si possono vedere, sono appunto per bellezza. Ho comprato prima questi qua, sono con questa frangettina qua che esce fuori dalla scarpa appunto. Questi qui li ho pagati 5 euro e la ragazza mi ha regalato anche questi qui brillantinosi, insomma, con i glitter. Questi qui erano i miei acquisti del mese di dicembre. Io approfitto per farvi gli auguri, noi ci vediamo nel prossimo video. Devo fare ancora i video di make-up, insomma, che mi avete richiesto, sono tipo 2 o 3. Tranquilli che piano piano usciranno tutti. Ricordatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social, trovate tutti i link vari giù nell'info box. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!